gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Oggi, giorno 2 settembre, dobbiamo fare il nostro peso. Vediamo come va la Ducan. Anche a me. Niente, lui rimane stabile. No. Prima era 60. No, 62 sei arrivato. Tu. E 62 sei rimasto, non sei andato né su né giù. Che schifo. Però io sono vestita. Se sei il break mess. È entrato su un chilo. Essendo vestita mi sa che mi conviene togliere un chilo a me. Ma dai a me. Vabbè, io quant'ero? 52 comunque. 53 metti, vai. Ti sei già un chilo. Ma sì, anche da vestita fa niente. 53. Ci mancano Eric. Vediamo un po' adesso quando si alza quanto pesa lui. Comunque nessuno è sceso, nessuno è salito. Io sono sceso. Andiamo avanti per altri 7 giorni. Io mi sono un po' rotta le palle. Sto facendo un video. E chi se ne? Ma è da mamma, non lo stai neanche facendo la dieta. Allora, vediamo un po'. Menci. Il consolidamento era frutta, pane, e due volte alla settimana, pasta, legumi, formaggio da non abbinare per 10 giorni, però per ogni giro. E a sul piede cosa? Fai vedere quanto pesi da. Fai vedere. Bon, vediamo adesso cosa peserà. Pesa 18. Dunque, abbiamo pesato anche l'altro e purtroppo anche lui un chilo ha aggiunto. Allora, non va su, non va giù, non si capisce più. Allora, facciamo che a questo punto, siccome comunque gira la testa, non stiamo un granché bene, non è fattibile andare avanti ancora solo a carne e verdura, assolutamente. E uova e pesce. Io andrei a saltare quella, la terza fase, perché comunque il consolidamento, dove si va per 10 giorni ogni chilo che è andato persi, a mangiare la frutta, pane, pasta, legumi, formaggio senza metterli insieme, e la pasta è due volte alla settimana. Questa qui la devo saltare per forza, perché non abbiamo perso assolutamente, ed è di 10 giorni di solito per ogni chilo perso. Noi a questo punto ci diamo appuntamento dal 2 al 12, giorno 12 settembre, andremo a ripesarci e vediamo l'efficacia della quarta fase, che sarebbe quella del mantenimento. Almeno non dovremmo andare più su di quello che già pesiamo. Che funziona come la terza fase, quindi dobbiamo mangiare due volte pasta, possiamo aggiungere la frutta, pane, legumi, vediamo se ci sono, e formaggio. Nico, Adam. Non Nico. Abbinati. Stai gioco. Neanche alla pasta. Quindi. Con pasta. Macchine. Quindi se mangi pasta, mangi pasta, se mangi pane, mangi pane, legumi oppure formaggio, comunque non vanno mai messi insieme. Macchine. Ok, vediamo questa fase che cosa ci dà al nostro corpo. Insomma, come va. E poi mettiamo la pasta un giorno. Perché un giorno sei qui? Aspetta, messa due la giorni. Terza fase era questa. Però nella quarta fase è come la terza, però è solo un giorno di pasta. Quindi cambia questo, che diventa un giorno di pasta. E un giorno
solo prima fase, quindi taglio, pesce e uovo. Forse funzionerà questo. Proviamo, questo è il massimo che possiamo provare, perché comunque non saliamo e non scendiamo. E siamo proprio fermi, come se fossimo alla fase del consolidamento. Quindi adesso procediamo, vediamo con questa fase di mantenimento, quella di stabilizzazione, che è quella definitiva, se per caso almeno rimaniamo stabili senza mettere neanche quel chiletto, perché un chilo in più abbiamo già iniziato tutti, quindi non mi pare che risponda alla grande. Proviamo questa, il 12 di settembre, quindi ci rivediamo per il peso. Ricordo, un giorno di pasta da non abbinare mai con pane, legumi e formaggio e la frutta in più. Quindi abbiamo anche la verdura, la verdura, la carne, le uova, il pesce. Ok? Carne, uova, pesce. Verdura. Pesce. Quindi abbiamo veramente tutto da mangiare, vediamo se adesso con questo in modo invece riusciamo a mantenere il peso senza salire e al massimo possiamo scendere. Proviamo? Ce la facciamo? No! Alla prossima, mi vedete come uno zombie, mi sono appena alzata. Ciao!